Ecco la nuova sfida di Sylvester Stallone, diventare un supereroe a 76 anni. Insomma, nel nuovo film l'attore ci dice di non avere alcuna voglia di andare in pensione. Emiliano Condò. Gli ingredienti, a pensarci bene, sono gli stessi dal 1976, muscoli e cuore. Io ti spiace. Allora Sylvester Stallone era un trentenne con alle spalle particine in film dimenticabili che aveva appena scritto e venduto per pochi dollari la sceneggiatura della vita. Oggi è Samaritan, un supereroe in pensione che pensa che non ne valga più la pena di affannarsi a salvare l'umanità. Il declino inizia quando smetti di preoccuparti. E io ho smesso di farlo tanto tempo fa. Cambierà idea, ovviamente. Basta l'ostinazione di un ragazzino. Direi che abbiamo finito qui. Forza, andiamocene. Eroe marginale, di periferia, più forte di ingiustizia e corruzione. Ci ha provato ad essere altro, ma non puoi vincere contro l'immaginario collettivo. Puoi provare a far ridere o a commuovere, certo, ma chi ti guarda si aspetterà altro. Sono io che vengo a prenderti. Oggi, con la saggezza dei suoi 76 anni, l'ha capito e lo dice. Quello che conta è l'empatia. Il pubblico deve identificarsi anche con un vecchio supereroe che ha scelto di fare il netturbino. Tu pensa agli affari tuoi e io ai miei. Io non me la bevo! Ti senti bene? Benissimo.